Prevenzione e contrasto ad ogni forma di illegalità, queste le parole chiave che hanno contraddistinto la campagna estate sicura voluta dal questore di Messina Gabriella Ioppolo, che ha visto l'intensificazione delle attività di prevenzione e controllo del territorio e tante risorse in campo con l'utilizzo di moderni strumenti a disposizione della Polizia di Stato. Durante tutta la bella stagione sono state 23.841 le persone e 10.076 i veicoli sottoposti a controllo, con le strade cittadine di ogni quartiere presidiate con posti di controllo quotidiani ed innumerevoli servizi effettuati. Presso lidi, bar, discoteche e soprattutto nei principali luoghi della movida. Specifici servizi antidroga per il contrasto al fenomeno dello spaccio hanno permesso di trovare e sequestrare oltre 35 kg tra marijuana, crack e cocaina destinati al mercato messinese e pronti ad essere smerciati. Nel corso di tutta l'estate sono state arrestate 68 persone e 249 sono quelle denunciate all'autorità giudiziaria per i reati più disparati, tra cui furto, rapina, rissa e porto abusivo d'armi. Per la vigilanza dei litorali sono stati usati gli acqua. Scooter. Più di 1500 le miglia percorse lungo le coste delle principali località balneari durante una costante attività di pattugliamento, non solo sullo stretto di Messina ma anche a Taormina, Giardini Naxos, Patti, Capodorlando e Lipari. Sono cinque inoltre i in natanti in difficoltà soccorsi nelle acque siciliane e condotti in salvo dalle moto d'acqua della Polizia di Stato. Senza dimenticare che la questura di Messina è stata impegnata anche nei servizi per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, in primis per le delicate operazioni relative a nove sbarchi durante i quali. Sono stati identificati e sistemati oltre 2.200 migranti soccorsi in mare. Parallelamente, grazie ai tempestivi accertamenti di polizia giudiziaria dei poliziotti, è stato possibile spesso risalire ai presunti scafisti, che ora sono indiziati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.